Possiamo? Staccare. Come vi ha detto prima il professore, noi abbiamo fatto un po' una birbonata in questo carcere. Il carcere si chiama la seconda casa di reclusione Milano Bollate ed è ritenuto il miglior carcere d'Italia. Noi cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, questo è il nome della cooperativa, abbiamo fatto un po' una birbonata perché nel 2015 abbiamo aperto un ristorante ma dentro la prigione, ma la particolarità non è che il ristorante sia per i detenuti, il ristorante è per tutta la società esterna. È aperto alla città di Milano, provincia, fuori Milano, arrivano da tutto il mondo come in un qualsiasi ristorante. E la sua caratteristica, oltre a quella di essere all'interno di un carcere, è che è gestito dai detenuti stessi, sia con la brigata di sala che con la brigata di cucina. Devo fare però un passo indietro perché io la voglio chiamare proprio un po' una birbonata questa che abbiamo fatto, perché non è stato semplice, ma sono riuscita, per la credibilità che ho conquistato in 14 anni che lavoro dentro il carcere di Bollate. Infatti abbiamo aperto nel 2004 un catering. L'idea non è venuta a me, non mi prendo meriti che non ho. L'idea è venuta a 5 detenuti che erano del settore della ristorazione e che chiesero alla direttrice: ma non possiamo impiegare il tempo che dobbiamo trascorrere qui in carcere lavorando aprendo un catering, però direzione, ci date qualcuno che abbia una competenza nel settore? Io avevo avuto per 10 anni un catering nella città di Milano, mi occupavo del bon ton, dei milanesi, quindi un catering di alto profilo. La prima condizione che posi quando diedi la mia adesione alla direzione fu catering sì con i detenuti, ma di alto profilo, perché noi dobbiamo poter dimostrare alla società che il lavoro, se formato, preparato, sarà uguale dentro carcere come fuori. È nata così la cooperativa di catering. E voi mi chiederete: per un catering bisogna poter uscire a lavorare. Io farei così, vi manderei di sottofondo intanto le fotografie che illustrano. Scusate. Se riusciamo a levare la riga, ecco. Certo, per uscire a fare catering, voi lo sapete, è il vostro percorso di studi, non si può in carcere, c'è un centro cottura, abbiamo dove facciamo tutta la fase preparatoria e poi successivamente si va ad allestire nella location dell'evento, e le location sono le più differenti. Come si fa allora ad uscire con dei detenuti? La legge prevede, si chiama legge Gozzini, che ogni detenuto, ed è molto soggettivo, possa, su autorizzazione del magistrato in sorveglianza, uscire a lavorare e poi rientrare a lavoro terminato. Si chiama appunto legge Gozzini, applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Ecco, anche i signori che ora voi vedrete nelle fotografie che scorrono escono con noi in virtù di questo regolamento, di una legge, una legge Gozzini. E nell'arco di questi 14 anni abbiamo fatto più di 750 catering, da 50 persone fino a 300,
con allestimenti. Queste sono un po' fotografie di repertorio, sia delle location dove siamo andati che delle portate che abbiamo preparato. Nel percorso però, perché ci siamo proprio focalizzati a voler lavorare sulla ristorazione? Ecco, voi lo potete capire meglio di ogni altro, è uno dei lavori, più di ogni altro la ristorazione, che prevede un rispetto di regole ferree. Non a caso si chiamano le brigate in sala di cucina, hanno dei ruoli ben predefiniti, ma tutto ciò avviene in un ambito di grande piacevolezza, qual è ricevere l'ospite, manipolare cibi, odori, profumi, sapori. I detenuti sono in carcere perché? Perché non hanno rispettato le regole che muovono la società. Quindi è una palestra questo tipo di lavoro per allenarsi al rispetto delle regole. E ripeto, in un ambito però di grande piacevolezza, molto importante per chi è in prigione. Ricordatevi che chi è in prigione è privato della libertà ed è molto difficile per chi non l'ha mai provato poter immaginare cosa sia questo tipo di pena. Tutto ciò non per del buonismo, io non voglio dire poverini. La privazione della libertà è molto faticosa, ma è giusto che chi ha sbagliato venga fermato. Noi però abbiamo un obiettivo ancora più alto, dobbiamo averlo, nell'interesse della società. Il nostro obiettivo è quello di ridurre la recidiva. Avete presente cosa vuol dire la recidiva? Chi è che lo sa? Qualcuno lo sa? Cos'è la recidiva? Ricadere nuovamente. Purtroppo noi abbiamo dei numeri spaventosi in Italia, ma non soltanto, poi vi darò l'esperienza degli Stati Uniti d'America che ci hanno contattato anche loro immediatamente. La vera sconfitta è che in Italia il 67% di recidiva è un numero ormai consolidato. Vi rendete conto quant'è il 67? Vuol dire che quasi 7 persone su 10 ritornano a delinquere. Nel carcere di Bollate, che ha un percorso riabilitativo molto assiduo, la recidiva scende sotto il 17%. 17%, vi rendete anche lì conto cosa significa? Meno di 2 persone su 10. Tutto ciò perché può accadere? Tutto ciò accade perché il carcere di Bollate si sforza di applicare leggi che ci sono già. Come ho imparato dai miei direttori del carcere, non fa niente di inesistente, nuovo, non previsto dalla legge carcere Bollate. Cerca di mettere in atto quello che già la legge prevede. La prima cosa importante, e questo è il patto che firma ogni detenuto che entra nel carcere di Bollate: se voglio stare in questo carcere non potrò, ora vi parlo un po' in un gergo carcerario perché io mi definisco vecchia bastarda di galera, scusate, dopo 14 anni, il gergo carcerario dice fare branda. Ecco, chi viene a carcere di Bollate non può fare branda. Chi viene nel carcere di Bollate deve impegnarsi a fare qualcosa che può essere lavoro, religione, sport, hobby, studio, qualcosa deve fare. Il fare qualche cosa, in particolare uscire a lavorare quando il magistrato glielo consente o svolgere anche lavori all'interno del carcere, dà anche lì dei risultati che si accompagnano al calo della recidiva. Vi ho detto 67% sul territorio nazionale, a Bollate 17%.
Ma voi sapete quante sono le persone che escono tutti i giorni dal carcere di Bollate, che sono circa 1250 detenuti? Ogni giorno escono circa 250-300 in momenti molto importanti, quale fu il periodo di Expo. 250-300 detenuti dal carcere di Bollate. Sapete in tutta Italia, in tutte le restanti carceri, quanti ne escono? Altrettanti. 250, ma mettendo insieme tutte le altre carceri. Questo dato ve lo do non per dire Bollate è bello e bravo, ma per collegare il calo della recidiva con la possibilità di fare un percorso progressivo reinserendosi nella società. E guardate che questo ha interesse per tutti noi che siamo fuori. Ha interesse nella sicurezza, la diminuzione della recidiva, ha un interesse di tipo economico per la società. Perché il detenuto costa evidentemente per essere tenuto in carcere, con una particolarità che è giusto che anche voi sappiate. Ogni detenuto, e questo pochissimi lo sanno, paga per il mantenimento di se stesso in carcere. Paga direttamente per chi lavora e prende uno stipendio, gli viene detratto dallo stipendio, paga successivamente quando esce con delle spaventose cartelle esattoriali. Ecco perché allora i motivi forti per cui noi abbiamo detto bisogna andare avanti, l'esperimento ha funzionato facendo catering, vogliamo puntare sul settore della ristorazione. Anche voi avete puntato sul settore della ristorazione, perché è un lavoro che esiste ancora nel nostro territorio, il turismo, la possibilità di impiego. E la nostra speranza era che fosse anche un settore dove ci fosse meno prevenzione possibile rispetto al fatto che uno è stato detenuto. Questo è il secondo tema molto forte. Noi a un certo punto ci siamo accorti che chi usciva faceva molta fatica a trovare lavoro. Io purtroppo lo so che farete fatica anche voi, perché adesso sono momenti molto difficili. Ma per un detenuto è un po' come avere un marchio a fuoco, un tatuaggio perenne, sono stato detenuto. E con tanti problemi da parte delle aziende, da parte dei ristoranti, nel caso dei nostri, bar, settori della ristorazione differenti, mense. Allora ci siamo accorti a quel punto che dovevamo mettere una marcia in più al nostro progetto. Nel 2012... abbiamo voluto far entrare la scuola alberghiera e di questo ne siamo stati molto contenti. Perché? Perché abbiamo trovato un partner molto interessante che è l'Istituto Paolo Frisi di Milano. È un po' simile al vostro, perché ho saputo che anche voi avete la scuola serale. Voi capite perché a noi interessava che ci fosse anche una scuola serale per portare la sezione carceraria all'interno? Secondo voi perché? Mi serviva che avesse anche una sezione carceraria. Mi serviva perché chi va dai serali è un adulto. In carcere non è un minorile il nostro, noi abbiamo persone dai 20 anni ai 50 che vogliono prendere parte alla scuola. Quindi servivano dei docenti che fossero abituati a lavorare anche con persone adulte. Ma non solo, l'Istituto Paolo Frisi agisce in una zona molto degradata di Milano, dove, consentitemi questa espressione, dove ci sono, io li chiamo gli insegnanti abituati a lavorare nel Bronx. Sono gli insegnanti più allenati, più resistenti, che non si scoraggiano di fronte alle difficoltà. Ecco, noi abbiamo dato il benvenuto a queste persone. Ovviamente però è successa una cosa tristissima. Nel 2012, questo è l'invito dell'inaugurazione della scuola alberghiera, nel 2012
quando abbiamo voluto aprire la scuola alberghiera, il ministero ci ha abbandonato, ha detto ma noi non lo riteniamo opportuno, il ministero dell'istruzione, non lo riteniamo opportuno che si apra una sezione carceraria. E allora noi abbiamo fatto la prima birbonata, quella del ristorante l'ultima, ma prima ne abbiamo fatto un'altra. Io proposi al direttore del carcere, al preside dell'istituto, al dirigente scolastico, proposi: ma se io vi trovo dei finanziamenti per pagare i docenti questo primo anno, ce la facciamo? Andiamo avanti. E devo dire che sono stati entrambi i dirigenti molto coraggiosi. E Milano è stata anche molto generosa, perché in 15 giorni ho trovato la cifra necessaria per pagare tutti i docenti quell'anno. Alla fine dell'anno scolastico, quindi nel giugno 2013, davano gli esami come privatisti, con grandi risultati. E a quel punto il ministero si è dovuto sciogliere e ha dato il via all'istituto alberghiero sezione carceraria. Nel 2017 addirittura abbiamo avuto le prime maturità. Vediamo se riesco a farvi vedere le foto delle prime maturità. E con questo, abbiate fede, nostro ristorante, festa delle maturità, eccola qua. Funziona tutto. Ecco, così in queste foto voi vedete anche l'istituto carcerario. Ecco. Allora, questo è il carcere di Bollate. Quella porta bianca che vedete, quella porta bianca è quella che separa la prima parte del carcere con la parte detentiva, il nostro direttore didattico. Dietro ci sono due miei lavoratori della cooperativa, Angelo e quel signore è tunisino. Questa è un'area che normalmente viene utilizzata per i colloqui con i parenti dei detenuti e che in quell'occasione avevamo usato per celebrare le prime maturità. Guardate che in un carcere avere delle persone che riescono a conseguire la maturità dopo 5 anni non è così facile, è molto impegnativo da tutti i punti di vista, anche perché chi frequenta la scuola non riesce a lavorare. A destra sono i due professori, il professore di sala che è l'omologo del professor Pagnoni, Guido Villa, quel signore con gli occhiali, e poi c'è il professor Morea che fa diritto, eccolo qui, e che coordina proprio un po' la scuola. Ecco, questo è stato un po' il nostro conseguimento. Quindi lo scopo della scuola alberghiera era quello di consolidare il progetto ristorazione, ma non ci bastava. Vedevamo ancora molto faticoso far capire alla società che si può fare. Io uso l'espressione si può fare. Se si vuole, possiamo farcela, a ridurre ancora questa recidiva. E allora abbiamo lanciato la proposta, prima al direttore dell'istituto carcerario, al dottor Parisi. Gli ho proposto: e se aprissimo un ristorante, ma dentro al carcere di Bollate? E da lì è cominciata la nostra fatica, la nostra trafila. Allora, il problema più grosso era utilizzare uno spazio. Lo spazio che avevamo a disposizione era uno spazio, un vecchio luogo usato come sala convegno dalla Polizia Penitenziaria. Assolutamente non adatto, visto che voi avete qui il ristorante, sapete che bisogna mettere a norma tutto. Allora siamo riusciti a trovare finanziamenti, perché noi siamo una cooperativa sociale, non abbiamo un capitale, siamo un'azienda, non è mia la cooperativa, io sono la presidente della cooperativa,
Abbiamo trovato sostegno dalla Fondazione Carico, da una serie di fondazioni, e cosa molto carina, ci ha dato sostegno in piccola parte una società molto importante, PricewaterhouseCoopers, un nome altisonante, che si occupa di revisione di conti. Ecco che allora è cominciata la ristrutturazione. Ho qui il video che vi dà l'idea. Ecco. Iniziano i primi lavori. Non vi dico la fatica. Andare nei luoghi preposti, uffici comunali, dicendo vorrei aprire un ristorante in carcere. Come si fa? Sapete qual era la risposta? È impossibile. Non si può. Poi partendo da zero significa dare i permessi a tutto. La dichiarazione di inizio lavori, occorre un architetto che segue i lavori. E piano piano il ristorante ha cominciato a crescere. Questo è proprio il video che documenta tutti i lavori che sono stati necessari. Anche perché noi avevamo un'altra ambizione. Siamo partiti da un presupposto. Se noi facciamo un ristorante in carcere, noi lo vogliamo bello. Perché? Perché dobbiamo sfatare l'idea che tutto ciò che è prodotto in carcere sia qualcosa di residuale. No, noi diamo a queste persone la professionalità, noi vogliamo che sia un buon ristorante, che si metta in competizione con i ristoranti della città. E così piano piano è cresciuto il ristorante in galera. All'inizio c'era molta diffidenza, soprattutto da parte anche della polizia penitenziaria, ma ci può stare, la polizia penitenziaria non aveva mai visto una situazione di questo tipo. E io ero molto timorosa perché ritenevo che stare poi sul mercato del lavoro non sarebbe stato così facile e così automatico. In realtà facemmo la conferenza stampa al 26 di ottobre del 2015 e avvenne un prodigio, vi dico la verità, avvenne un prodigio perché io mi trovai alla fine della conferenza stampa 30 testate giornalistiche che erano molto incuriosite da questo progetto e noi credevamo il primo in Italia, ma poi nel tempo scoprimmo che era un po' unico al mondo, al punto tale che cominciò ad arrivare la TV ucraina, la TV dall'Ucraina, poi arrivò la TV dal Messico, arrivò dal Giappone un professore universitario della facoltà di giurisprudenza che voleva capire questo progetto e progressivamente arrivavamo persino fino al New York Times. Voi avete presente il New York Times che cos'è? È uno dei giornali più importanti al mondo. Perché arrivò il New York Times? Perché in America hanno un problema con le carceri che è devastante per loro. Perché lì la recidiva è molto peggio che da noi, al punto tale che non si hanno esatti dati statistici. È devastante perché il sistema carcerario, ecco, scusate mi interrompo, è arrivata la cucina, perché guardate com'è arrivata la nostra cucina e fa parte anche questo. Questi signori che lavorano, li vedete, sono i signori assunti dal ministero per la gestione ordinaria della manutenzione dei fabbricati. Ma la cucina è arrivata con un gancio in un container. Sono 5 moduli assemblati insieme che io ho fatto agganciare al resto del ristorante. È bellissimo. Ecco la sala qui, che si sta definendo sempre di più. Perché abbiamo voluto questa struttura esterna e perché? Mi riaggancio a quello che vi dicevo prima. Ci ho messo 14 anni a fare un ristorante,
perché io dovevo capire i punti di criticità. Uno dei punti di criticità era la resistenza da parte della polizia penitenziaria. Guardate, tutte le volte che si fa qualcosa di nuovo in Italia è difficile. È difficile perché si ha paura del nuovo, ma non solo in Italia, direi in tutto il mondo. I poliziotti avevano paura ad avere un carcere, in un carcere o un ristorante. Allora, per evitare di disturbare con cappe aspiranti che dovevano finire fino al tetto, eccetera, eccetera, abbiamo fatto questa struttura che si chiama Mobile Unit. Avete visto che è stata portata con una gru? Durano circa 20 anni queste strutture e sono molto utilizzate frequentemente anche negli ospedali che hanno magari delle fasi di ristrutturazione molto lunghe. E noi abbiamo fatto questo passo, che è stato un passo faticoso, anche perché la cucina doveva pagarcela al ministero, sembrava, invece all'ultimo non ce l'ha pagata e ce la stiamo pagando noi. Ecco che allora è partito il ristorante. Questo è il taglio. E il taglio vi voglio far vedere, scusate. 26 ottobre alla presenza degli sponsor, alla presenza del direttore dell'istituto, ecco che è partito il ristorante in galera. Questo nome l'ho voluto io in galera, con le unghie e coi denti, ma poi se vedrete sul biglietto da visita c'è scritto ristorante in galera, il ristorante del carcere più stellato d'Italia. Abbiamo voluto giocare su questa ironia di un aggettivo che solitamente viene attribuito alla ristorazione. Le stelle si danno alla ristorazione, lo sapete. No, abbiamo voluto attribuirlo a questo carcere, il ristorante del carcere più stellato d'Italia, il carcere che ci ha permesso di osare, di volare in alto. E questo sempre con un obiettivo, il calo della recidiva. Questo è il nostro ristorante, svolgiamo servizio tutti i giorni, dal martedì al giovedì, sono 52 posti a sedere, pranzo e cena. A pranzo facciamo la colazione e il lavoro, il piatto unico del giorno. Guardate la caratteristica dell'apparecchiatura del mezzogiorno. A mezzogiorno ho fatto fare le tovagliette monouso con le prigioni di tutto il mondo in bianco e nero. Sì, perché solitamente le prigioni sono dei monumenti anche storici. Allora ci piaceva giocare su questa ironia. In un primo momento vedete le pareti spoglie, poi vi farò vedere invece il video con i manifesti. Abbiamo attaccato le pareti, i manifesti dei film famosi che parlano di fuga per la vittoria, che parla delle ali della libertà, sono tutti film famosi e abbiamo acquistato le locandine originali, quelle che vengono appiccicate proprio nelle sale cinematografiche all'ingresso. Vediamo se riesco a farvi vedere queste. Ecco, ecco le tovagliette, le vedete? Queste sono le tovagliette, carcere di San Vittore, carcere di Yuma, dell'Ucciardone. E abbiamo giocato un po' su questa ironia, perché la nostra identità in galera e le tovagliette, i manifesti, vuol dire che non volevamo nasconderla, un po' sarebbe stato impossibile entrare in un carcere, ma noi volevamo anche dire, ecco il nostro logo, lo vedete? Noi volevamo dire, è un valore quello che abbiamo fatto ed è un valore che queste persone che lavorano con noi vogliano mettersi in gioco. Noi ci proviamo, diciamo. Guardate che è una sfida molto alta questa, con tante paure quotidiane, con tante difficoltà, ma noi ci proviamo
abbiamo fatto anche una porta d'ingresso che simula quella di una cella, l'avete visto, con lo spioncino. Vorrei farvi vedere adesso un po' le persone che ci lavorano. Vediamo se riesco a farvele vedere. Ecco, vi faccio vedere anche questo che apparve sul New York Times. Ecco, nel 2016 è arrivato da noi il New York Times. Ecco il mio cameriere più anziano, si chiama Said Manà, che lavora con me da 5 anni, e questo è tutto l'articolo che ci ha fatto il New York Times. Vi faccio vedere adesso. Da quel momento, da quando vi ho detto che sono arrivati in tutte le testate giornalistiche, da quel momento, no, ma io cercavo il video che proprio fa vedere, vediamo se si riesce. Video, primo giorno d'apertura, eccolo qua. Allora, primo giorno d'apertura, seleziona tutto. Resistete, riproduci, eccolo la nostra cucina. Abbiamo aperto all'inizio quel signore che avete visto con la giacca nera, il nostro maître, che è l'unico esterno oggi. Perché? Perché un detenuto non può gestire reale danaro nelle mani, deve essere una persona esterna. E quando abbiamo aperto avevamo questo signore grosso che era uno chef esterno. Nel 2016 siamo riusciti invece ad avere uno chef interno e un signore che sta compiendo il percorso riabilitativo anche lui, molto importante, che era già chef esternamente. E poi vi farò vedere i piatti che risultano. Sentiamo la voce un po' più alta. Ecco, questo era il nostro primo giorno, guardate com'è tutta bella nuovina la cucina, Ivan, Marco e molti altri. Voi vi chiederete, voi ci andreste a mangiare in un ristorante dentro un carcere? Quanti sì? Quanti no? Non abbiate paura, non vi schediamo, state tranquilli. Ecco, noi volevamo dimostrare proprio questo, che questo sarebbe stato un ristorante di taglio addirittura medio-alto. In che modo? Attraverso un menù molto raffinato, attraverso un'accoglienza, guardate la caratteristica, i tavoli hanno molto spazio una fila con l'altra, avrete visto. Perché? Perché noi vogliamo che non ci sia un doppio turno, chi viene a mangiare da noi può stare quanto tempo desidera. È un tipo di menù molto curato, diamo anche... Chi sa di voi cos'è la muse bouche? Chi lo sa? Cos'è la muse bouche? Chi sa francese? Cosa vuol dire muse bouche?
vuol dire far divertire la bocca, vuol dire che io ristoratore ti do prima dell'antipasto, di quello che tu sceglierai alla carta, ti offro la mise en bouche. Quindi tutto ciò è un po' per dimostrare che il bon ton, che il ristorante di livello si può avere anche in prigione e che i signori sono tutte persone detenute. Persone, ricordatevi, persone. Vorrei darvi un'altra informazione. Nei 14 anni che io ho lavorato con i detenuti, ho imparato una cosa molto importante. Un conto è il reato. Voi sapete cos'è il reato compiuto? È il danno che la persona detenuta ha fatto. Allora, un conto è il reato, un conto è la persona. Noi diamo opportunità nell'interesse di tutti, ripeto, alla persona di riabilitarsi progressivamente. Ma Bollate fa una cosa di più, fa un percorso detenuto e vittima del suo reato. Guardate che questo è un percorso molto delicato. È un percorso di riconciliazione, viene così definito, che è un percorso che non finirà mai, perché di fronte a reati molto pesanti andrà avanti per tutta la vita nella persona di chi ha commesso il reato soprattutto. Ecco, tutte queste azioni accompagnate a fianco al lavoro servono proprio per dare una nuova vita nell'interesse di tutti. Qui c'è anche riportata l'immagine, non so perché. Vediamo se riusciamo a andare molto avanti. E ora per ultimo vi voglio far vedere i piatti. I piatti che fanno i miei ragazzi, i signori che lavorano con me. Ora vi mando, voi chi è che fa cucina di voi? Quanti sono? Quanti indirizzi avete, professore? Cosa avete? Cucina, sala e ricevimento? Ah no, ma c'è una cosa ancora più bella. Quando noi abbiamo dovuto decidere di fare carcere in galera, c'era un problema particolare, che era quello di far entrare le persone. E se io dico che il ristorante in galera è un carcere aperto, è un ristorante aperto alla città, io non posso far venire con la carta d'identità le persone, avete presente? E allora l'Istituto Paolo Frisi ci manda in stage progressivamente i suoi allievi di ricevimento, che con la divisa dell'istituto, la bella cravatta dell'istituto, danno il benvenuto ai nostri ospiti che prenotano, l'unica cosa che chiediamo è una prenotazione, e li accompagnano dalla guardiola d'ingresso a piedi fino al ristorante, che è quello che avete visto prima. Ecco, quindi chi invece fa cucina frequentemente viene a fare anche uno stage da noi. I risultati ultimi sono questi piatti, ci tengo a farveli vedere. Portate il ristorante, eccole qua. Il nostro chef Davide ha una pena molto lunga, precedentemente però aveva fatto lo chef uscendo da una scuola molto qualificata, che è la scuola Alma di Gualtiero Marchesi,
Non ha mai smesso di cucinare per la sua passione, anche quando non poteva uscire a lavorare. E ha sempre cucinato anche quando era in cella. Guardate che in una cella non si può avere nulla. Non si possono avere posate di metallo, mentre meno coltelli. Non si possono avere piatti di ceramica, porcellana. Non si può avere nulla. Nonostante ciò, lui ha sempre cucinato dei piatti meravigliosi ed è riuscito a fare un suo libro che verrà pubblicato. Ecco, questi sono alcuni dei piatti del nostro menù. Se volete poi vi potete divertire andando www.ingalera.it oppure www.cateringapc per quello che riguarda il catering. Io vi ringrazio, lo so che è difficile stare ad ascoltare una persona, può essere anche noioso, però vi butto lì questa cosa. Proprio perché sono vecchia bastarda di Galera, ricordatevelo, e sono gli aggettivi che io ho voluto darmi, quasi dei titoli onorifici. C'è un pezzo di umanità che noi non conosciamo ed è quello che è in carcere, che poi tornerà fuori, e noi abbiamo bisogno che il carcere non sia solo unicamente punitivo, perché non costruisce niente. Il carcere rischia di diventare e di dare addirittura il diploma della vera delinquenza. Chi entra non delinquente o perlomeno alla prima esperienza rischia di conseguire il master della delinquenza. E allora noi vogliamo un carcere diverso che faccia bene a tutti. Non è buonismo questo, è far uscire delle persone riabilitate. È un interesse per tutti, per loro innanzitutto come persone, ma per tutta la società, per una società che sia più serena e più tranquilla. Io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto. Credo che se c'è tempo potremo dare spazio alle domande. Così, credo che si possa dare, io potrei rispondere anche da lì, posso dare il microfono a qualcuno che lo fa girare? Allora, la prima domanda la faccio io così rompiamo in ghiaccio. Per esempio, io ho notato, ma sicuramente l'avete notato anche voi, che nelle cucine che ha mostrato la dottoressa non c'è nessuna stufa a fuoco vivo, non so se avete fatto caso. Sono tutte piastre, tutte a induzione, probabilmente dell'ultima generazione, quindi questa è una cosa tecnica che avrete osservato. Poi un'altra domanda che vorrei fare invece è: quale percentuale di occupazione ha il ristorante quotidianamente? Si è aperto solo al giorno, solo la sera, o rispetto a un giorno di chiusura, per esempio settimanale? Se il personale è assunto regolarmente, oppure la dottoressa può dare per illuminare questo aspetto? Beh, funziona, sì. Beh, una cosa importante che ho detto tra le righe. Ragazzi, però stiamo facendo una cosa che vale per tutti, non solo per qualcuno qui davanti, Quindi per favore ascoltatemi. Probabilmente stava preparando le domande da farmi. Una cosa importante, ogni detenuto che lavora al ristorante viene assunto con un contratto e prende uno stipendio. Lo stipendio io lo devo versare alla direzione, che poi lo distribuisce su dei loro con dei conti correnti di ogni detenuto. Perché? Perché un detenuto, finché è in esecuzione di pena, non può gestire direttamente il proprio denaro, deve essere controllato dalla direzione. Però questo stipendio che loro prendono lo mandano fuori alle loro famiglie. Vuol dire che se il detenuto è un uomo,
la moglie che a casa non si trova le bollette del gas, che anzi che rischia di avere il taglio del collegamento con il gas o la corrente elettrica, riesce ancora a mandare lo stipendio per mantenere la famiglia. I detenuti che lavorano al ristorante sono molto orgogliosi di questo, perché guardate che una cosa importante per chi è detenuto è non chiudere i contatti con le proprie origini, con la famiglia. È importante chiudere i contatti con coloro i quali hanno contribuito a farti commettere i reati, ma con la propria famiglia è un valore troppo grande, troppo importante. La nostra cooperativa, dando del lavoro, contribuisce anche a questo. Ogni giorno al ristorante abbiamo pranzo e cena dal martedì al sabato, e le persone che sono passate nei 2 anni, dal 2015 ho i dati fino al 2017, sono più di 8.000 persone. Guardate che è tantissimo. Vuoi per la curiosità, ma la cosa carina è che io ricevo prenotazioni anche dagli Stati Uniti d'America, dopo che è stato lì da noi il New York Times. Cittadini che vengono, americani, che vengono in Italia per altri motivi, e mi dicono: I'm sorry, I would like to be in galleria. In galleria. Sì. C'è un'altra cosa molto bella. Hanno cercato di replicarlo, stanno cercando a Genova, Torino, nel carcere di Torino, e ci sono già riusciti in un paese estero, la Colombia, in Cartagena, in una piccolissima prigione sono riusciti ad aprire un ristorante chiamato Infierno. Infierno. Bene, c'è una domanda qui, questa qua, prego. Sì, puoi sapere che crimini hanno commesso per finire in prigione? A Bollate è un carcere, facciamo subito una differenza. Io so che qui a Pesaro avete una casa che si chiama casa circondariale. Le case circondariali sono delle carceri che accolgono i detenuti in attesa di giudizio, quindi prima di arrivare al giudizio definitivo. Sappiate che fino ad allora un detenuto non può avere il magistrato di sorveglianza che segna il suo percorso. Bollate invece è una casa di reclusione, quindi tutti i detenuti che abbiamo sono arrivati all'ultimo grado di giudizio e stanno da quel momento espiando la pena per gli anni che gli sono stati combinati. Reati di tutti i tipi eccetto il 41 bis, che è carcere di massima sicurezza legato a reati per mafia. Mi ha detto il professor Pagnoni che voi avete avuto degli incontri anche con l'associazione Libera, lotta contro le mafie, giusto? Chi ha partecipato di voi a Libera? Qualcuno? Era l'altro gruppo. Ah, era l'altro gruppo, ho capito. Ci alterniamo con... Comunque, ovviamente io col 41 bis non avrei potuto aprire un ristorante, perché il 41 bis deve stare isolato. Quindi però ci sono reati di tutti i tipi, con pene detentive anche mediamente lunghe, 20-30 anni, quindi ergastoli anche. Una particolarità, questa ve la voglio dire, che è molto carina, mi rende molto orgogliosa, per il catering, il mio chef è un ragazzo di 29 anni che ha avuto l'ergastolo e ha deciso di impiegare il suo tempo per lavorare e per studiare. Rodrigo è un signore di origini brasiliane,
che però è vissuto quasi sempre a Verona, tant'è vero che quando l'ho assunto gli ho chiesto: scusi, lei da dove viene? E lui mi ha risposto: mi sono di Verona. E Rodrigo, per impiegare bene il suo tempo, lavora assunto dalla cooperativa e contemporaneamente si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza del secondo anno con dei buoni risultati. Ricordatevi, noi ci proviamo, si può fare. Invece che tipo di clienti la città che sta vengono? È una bella domanda, perché la clientela è proprio trasversale, perché io sono convinta che la molla che fa venire una persona in quel ristorante principalmente è la curiosità. Poi, essendo aperti oramai da 2 anni e mezzo, abbiamo molte recensioni, per esempio su TripAdvisor, per cui molti vengono perché dicono: abbiamo saputo che si mangia molto meglio. Questa è la sfida importante. Non solo, noi non vogliamo le persone che vengano per pietà, noi vogliamo persone che vengano anche per la curiosità, ma che poi escano con in tasca i requisiti di un vero ristorante. Mi hanno accolto bene, ho mangiato bene, io chioso dicendo mi sono sentito coccolato per il tempo che sono stato là. Quindi adulti, persone di mezza età, ho celebrato compleanni di persone novantenni addirittura, come di ragazzi 20 anni, e poi la cosa carina sono gli anniversari di matrimonio. Questa è molto carina, sapete perché? Perché uno dei due, o lui o lei, vi confesso che frequentemente siamo noi donne che siamo un po' più birbanti, non dice niente lei a lui e gli dice soltanto: ti stupirò, andiamo in un ristorante nuovissimo. E non gli dice niente finché lui arriva di fronte alla prigione e vede casa di reclusione Milano Bollate. Allora crede in uno scherzo se non ha conosciuto precedentemente il progetto. E io frequentemente questi mariti me li vedo arrivare un po' su da bici che si asciugano il sudore dicendo: siamo arrivati finalmente, perché vedono poi che entrano in un vero ristorante. Prof, restituisce il microfono. No, una curiosità che mi è venuta, scusate, che vale per tutti. Per esempio, quali sono le ditte o come vengono scelte le ditte che forniscono la materia prima al ristorante? Se per esempio si parla anche di prodotti di agricoltura biologica oppure da chilometro zero, insomma. Ma dunque, noi abbiamo, anche lì è abbastanza trasversale, abbiamo fornitori di profilo medio-alto perché la cucina, come avete visto, vuole essere tale, ma abbiamo recentemente istituito una partnership con 2 aziende di produzione carceraria. Una è un'azienda dell'Oltrepò a San Colombano che impiega ragazzi che sono stati detenuti nei minorili e che lavorano in questa azienda vitivinicola che produce il vino. Sapete come l'hanno chiamato il vino? Uno si chiama il Galeotto, l'altro il Ricercato. E il vino bianco si chiama la Malandrina. L'altro gruppo, l'altra cooperativa con cui collaboriamo è la cooperativa Giotto di Padova, che dentro al carcere di Padova, ragazzi per favore, ha una produzione molto massiccia di panettoni di altissimo profilo, al punto tale che il Vaticano li ha comperati l'anno scorso. E poi, ultima novità, il nostro chef, che come vi ho detto è un signore detenuto,
sono riuscita a ottenere che tutti i martedì mattina, tutti i venerdì mattina andasse alla metro Cash and Carry. Voi ce l'avete qui, c'è, è una metro Cash and Carry, è una grossa azienda di origini tedesche, per la distribuzione, per la vendita e distribuzione di prodotti a livello industriale per la ristorazione. Lui tutti i martedì e venerdì mattina va a piedi, perché ce l'abbiamo molto vicino, alla metro, e prepara il carrellone con tutti i prodotti che lui vuole acquistare, che poi la metro ci consegna con il furgone. Ma questa è una conquista grande, perché è lo chef che sceglie il pesce, i formaggi, le verdure con i suoi occhi. E questo è di grande qualifica, sia per lui nel suo percorso riabilitativo che per il ristorante. Grazie. Allora, ci sono altre domande? C'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa di particolare? Oppure, se non ci sono altre domande, pare che non ci siano particolari. Allora, ringraziamo la dottoressa Silvia Poleri per essere stata con noi. Io vi lascio i biglietti del ristorante di Galera, fateli girare. Ecco, io volevo chiedere una cosa a questo proposito, la dottoressa la chiedo a nome di tutti, no? Se il prossimo anno scolastico decidessimo di venire a prenotare il ristorante per poter fare anche noi un assaggio della cucina del ristorante in Galera, potremmo farlo prenotando, magari con un prezzo convenzionato. È molto interessante, perché noi a mezzogiorno e ho avuto altre classi di liceo. Ma voi sareste interessati a venire a vedere il ristorante? Allora, a mezzogiorno diamo il piatto del giorno, che è 12 euro, acqua e caffè compreso, quindi mi sembra proprio un prezzo. E allora organizzeremo sicuramente un pullman per venire a Milano, no? D'accordo? Voi sapete cosa dico ai clienti, perché le battute si sprecano a chi viene al ristorante. E allora qualche cliente mi dice: signora, ma se noi decidessimo di non pagare il conto, quando si esce dal ristorante per tornare a casa bisogna girare a destra. E noi rispondiamo: non c'è problema, a sinistra prima porta, sarete i benvenuti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, informiamo la dottoressa di una cosa: quanti di voi qui si sono iscritti e pensano di fare il viaggio in Calabria? Ecco, allora ce ne sono una quarantina di ragazzi che sono anche dell'altro gruppo che oggi è presente, che a conclusione degli incontri, del ciclo di incontri che noi facciamo con le testimonianze come la sua, andiamo poi in viaggio di istruzione sulle terre confiscate. Abbiamo fatto la Sicilia, Palermo, abbiamo fatto la Campania sulla terra di fuoco, quest'anno andiamo in Calabria per vedere le terre confiscate da Andrangheta. Allora, dica, vuoi fare una domanda? Complimenti, sì. Complimenti allora. A voi ragazzi. Grazie a tutti ragazzi, grazie ancora per questo.